sta per iniziare la prima puntata della 13ª stagione di Retroscena. Tra poco parte la sigla, sempre come al solito pochi secondi per invitare i telespettatori a restare fedeli. Che gli diciamo? Io lo faccio per ultimo. Vai Giuseppe Piccioni, tu sei bravo. Felicissimo di far parte di questa primissima puntata di Retroscena. Abbiamo avuto una bellissima intervista, in tempi di Covid non è poco, per cui seguite Retroscena, primissima puntata. Allora, cosa promettiamo? Promettiamo momenti altissimi, momenti bassi. No ragazzi, non lo so. Cosa vogliamo dire? Sei pronto? Ciao, Filippo. Il mio numero di telefono è 346. No. Sta zitto, ma non rompere, scusami, mi hai fatto una domanda? Lasciami fare. Il telefono, poi dopo. Mi lasci fare? Ok, posso? Vabbè. Scusami. Fidati, dai. Prego, prego, prego. So farlo, e lo sai che so farlo. Lo so. Dai. Ciao, Filippo, il mio numero di telefono è 346 e se volete il resto guardate la puntata. Hai ragione, scusami. Figurati che vorrà dire il numero di telefono, dai, no. Avete appena sentito dalle parole di Giuseppe Piccioni, di Lucia Mascino e da quelle ironiche e promettenti di Filippo Timi. Questa prima puntata della nuova stagione di Retroscena non la dovete perdere perché, primo, ci addentreremo nei segreti del teatro di Piccioni, Timi, Mascino. Secondo, perché scopriremo l'antidoto ai mezzi di distrazione di massa, come al solito, in questo caso forse anche un metaforico antidoto al Covid, in quanto il loro spettacolo è un concentrato di vita pura, una vibrante battaglia di amore. E infine, perché questa è per il corpo e per la mente una promenade de santé, una passeggiata di salute. Tu hai dei riti particolari prima di entrare proprio in scena, dietro le quinte, idiosincrasie? Devo stare da sola una mezz'oretta, Poi cosa succede in quella mezz'oretta non lo capisco. Siccome io poi me li vedo in scena, allora se partono che hanno un po' una massa alla Mafalda, se li leghi comunque rimane una testa piena di roba, capito? Allora, il retroproiettore che stiamo inquadrando servirà non solo a mandare le proiezioni, i filmati che si vedono durante lo spettacolo, ma anche poi a fare quel bellissimo gioco di ombre cinesi che a un certo punto si vedrà durante lo spettacolo. È una
commedia romantica la cui azione si svolge in un ospedale psichiatrico. Ci siamo baciati subito. Ci siamo buttati su questo banchetto erotico, no? Un balletto a tre. È l'alito di vita. Buio. Azione. Stia zitta, hai capito? Le devi stare zitta, zitta! Lontano da me! Lontano! Psicosi paranoica con tendenza schizofrenica manico-depressiva. Ha intenzione di violentarmi! Ah, allora è questo il suo piano, vero? Saltarmi addosso, lei... Io non farò più niente col mio corpo, più niente, a parte dormire. L'amo molto profondamente. Sì, lei è davvero malata. Lei mi piace. Addio. Lei mi mancherà. Un bruto, un demente, ci sono solo bruti e malati e dementi. Che aver avuto una brutta esperienza, eh? Devo rifarmi il trucco dentro la testa, io non voglio che... Lo trovo meglio. Come va con il Gantarax? Sei lì, amore mio? È venuto stamattina. Chi? So benissimo che ci sei. Il mio amico. Dai, vieni. Vieni, dammi un bacio. Ah sì, certo, il suo amico, quello dell'ultima volta, certo. È stato meraviglioso. Ma so anche che lui non tornerà mai più. E il suo amico non esiste? Il mio amico non esiste. Una commedia romantica in cui l'azione si svolge in una clinica psichiatrica. Qual è stata in questo caso la necessità, l'urgenza che ha spinto a intraprendere questa eroica impresa? È stato sicuramente un'occasione di incontro con un testo che sulle prime mi sembrava molto insidioso, perché apparentemente dopo il Covid parlare d'amore, no? E probabilmente tutti noi abbiamo talmente interiorizzato questo divieto che abbiamo voglia di tornare a vivere, quindi ci siamo buttati su questo banchetto erotico, no? con grande fame, con grande desiderio. Avrei voglia di baciarla. Anch'io. Vorrei fare l'amore con lei per 2 anni e mezzo. Anch'io. Com'è stato lavorare con il Piccioni, regista teatrale e non cinematografico? Che ha fatto? Cosa? Al braccio. Troppi singhiozzi, Lucia. Al braccio. No, ripartiamo dall'inizio della scena, perché la risata oggi è un po' così, ok? Vedi, uno che viene dal cinema ha quella sensibilità, la riversa in teatro. Mi ha confermato questa sensazione di poter vedere che il regista è qualcuno che ha una visione. Certo, ok, l'abbiamo capito, però io dico solo questa l'avete sempre fatta bene, adesso... Ci siamo fermati, ripartiamo dai piedi e rifacciamola come l'avete sempre fatta, ok? Quindi da qualche parte questa sua sensibilità, chiamiamola romantica, a me affascina moltissimo. Io trovo che il romanticismo oggi, a parte il Covid, cioè, ma sia davvero rock. Volta che siamo andati a casa sua a fare le prove, non è vero niente in distanza, ci siamo baciati subito. Noi due? Sì, vabbè, però... Vabbè. Io non capisco perché vuoi dire questa cosa che eravamo tutti... Beh, siamo entrati tutti con le mascherine, siamo in terrazza per non stare al chiuso. Siamo... Era abbastanza. Sì, ma poi ci siamo baciati in bocca subito. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Il testo lo imponeva. Dai, dire la verità, dai, ci piace. Ma poi con la mascherina comunque. Sì, ci siamo baciati con la mascherina? No. Sogno, sogno.
Piccioni, l'augurio per un teatro che ho sentito che lei ha espresso è che oggi più che mai bisogna cogliere questa nuova opportunità, cioè avere una fame e quindi rischiare, no? Dov'è il rischio in questa passeggiata di salute, visto che si è affidato a due cavalli di razza vincenti? Insomma, in qualche modo uno potrebbe dire che piace vincere facile, no? Il rischio sta nel cercare di mettere in maniera non del tutto, penso, prevedibile e ovvia quella parte che del mio bagaglio cinematografico che ho trasferito nello spettacolo. Almeno con l'esperienza limitata che ho, non credo di aver copiato dei modelli. La presenza delle immagini, delle proiezioni video, che dal mio punto di vista, per come l'ho recepito, assumono una valenza assolutamente teatrale, ovvero rispondono a quella che è la richiesta del teatro, essere, creare relazione e dialettica. Sono immagini, proiezioni che dialogano continuamente con la scena, ma anche con i personaggi stessi. Sono altri personaggi, in un certo senso, e non uno sfondo, ovviamente, tantomeno delle figure così corollarie. Quindi questo è l'evidente apporto cinematografico che Piccioni ha dato al teatro in questo caso. Cosa invece il teatro le sta dando proprio di peculiare? Bella domanda. Tanto, tanto, perché è un'avventura difficile, perché c'è qualcosa che mi fa avvertire che ogni prova, ogni tentativo di mettere in scena lo spettacolo suggerisce altre possibilità, ne evidenzia limiti di alcune cose, di alcune scelte fatte, e che questa materia è una materia vivente, più difficilmente governabile e correggibile del cinema, no? Questa fisicità del teatro è la cosa che mi appassiona, e devo dire mi appassiona in maniera abbastanza preoccupante per voi, nel senso che mi piacerebbe continuare, no? Ok, pronti? Azione! Decine d'anni che seguo anche i processi creativi, non ho mai sentito dire azione nel momento in cui bisogna ricominciare. È bellissimo. È fantastico. Per me è bellissimo. Cioè, è impagabile. No, ma anche perché, per esempio, Gabriele Lavia continuamente vai, sì, quando sì, bisogna sì. ricominciare la scena. Invece azione è fantastico. No, perché è fantastico. Io penso che si dovrà usare sempre. Ma per forza, adesso. Perché il teatro è azione, per cui è giusto dire azione. Azione. Filippo, dopo un po' di tempo torni a fare l'attore, punto. Quanto c'è comunque, anche in questa circostanza, anche in questa esperienza, di collaborazione registica, tra virgolette, cioè di apporto creativo, comunque di confronto serrato, a volte, non so, magari anche polemico, comunque vibrante col regista? Polemico mai, è un dialogo. Poi è chiaro, appunto, avendo avuto la fortuna di avere firmato io delle regie in teatro, so perfettamente, e in questo sono molto categorico, so perfettamente che c'è bisogno di un Tutankhamen, c'è bisogno di un capo. Secondo me la cosa bella di questo lavoro è stato che... Io? Sì, grazie. Tu. No, erano stati momenti in cui ci sono dei momenti, come dire, le prove continuano ininterrottamente dentro e fuori dal teatro, no? Magari in un momento stiamo in biglietteria che stiamo sistemando i biglietti perché la prenotazione, perché è pieno, allora lì, però Giuseppe mi chiama, senti, ti devo dire una cosa, io esco, penso che mi stia parlando dei biglietti, e lui per strada si mette a fare il balletto che crede che io devo fare, perché in quel momento, cioè è come dire, Giuseppe non smette mai di avere questa specie di visione, aggiunge un pezzetto, ne aggiunge un altro, il tutto avviene in momenti improbabili. Però sta uscendo un quadro molto idilliaco dell'esperienza, ecco, che avete fatto. Ecco, sbagliato. Ragazzi, io, scusate, non sto capendo, devo andare a braccio o devo andare col testo? Io non andiamo ho né testo, perché né cosa, testo, quindi sono in difficoltà, se vado a braccio, allora, vado a braccio. Andiamo col testo, siccome questa
ragazzi. Capito? Cioè, o vado a braccio o no. L'indicazione non era benissimo sulle parole, era sul sorriso, era su come dicevi quelle parole, quindi va bene. Okay. E mi è passato il sorriso, mi è passato perché sono in difficoltà, mi è passato certo, il sorriso. Ok, l'abbiamo capito, però io dico solo questa. Questa l'avete sempre fatta bene, adesso ci siamo fermati, ripartiamo dai piedi e rifacciamola come, la so, come l'avete sempre fatta, ok? Dai, azione. Che cos'è l'amore per voi? Lucia, che cos'è l'amore per te? Forse l'amore è qualcosa, è un sentimento fisico palpabile che forse quasi cristianamente a cui ci si deve educare per poter continuare ad avere qualcosa dentro nel corso della vita, no? E quindi imparare ad amare è un'arte davvero profonda e difficile. E questa cosa non è analizzabile, non è categorizzabile, sfugge a qualsiasi cosa, non c'è una cosa che si può dire, è l'alito di vita. Secondo me nello spettacolo c'è il Covid, c'è tutto, ce n'è anche troppo per certi aspetti, c'è qualcosa che ci riguarda, ci sono queste braccia, hai visto quante abbracci, quanto desiderio. È un contagio il teatro, cioè le persone ridono per contagio anche, si emozionano per contagio. Buio. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la rubrica Che teatro fa? Queste le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Partiamo dal nord, dal Teatro Toniolo di Venezia, che fino al 29 ottobre sarà coperto da sospettose nubi del dubbio, messe in scena da Simona Cavallari ed Ettore Bassi, protagonisti di Mi amavi ancora, testo di Florian Zeller, diretto da Stefano Artissung. Tu mi amavi! Mi amavi! Mi amavi ancora! Pier! Rispondimi! Pier! Racconta le vicende di una donna che si trova così a gestire un lutto improvviso. Di colpo, dopo questo lutto, lei cerca un pochettino di scavare un po' nel passato di suo marito, perché suo marito è uno scrittore di commedie. Nel suo studio ho trovato degli appunti. Degli appunti? Sì. Mentre l'ho vista tra le carte del suo studio, trova un manoscritto che è l'ultima sua commedia. Stava scrivendo una commedia. Questa commedia racconta la storia di uno scrittore, a sua volta, un commediografo, che così, si innamora di una giovane attrice. È la storia di un uomo che comincia ad avere una doppia vita. La fedeltà, sì, secondo me è un valore, e lo dico da uomo che ha tradito. Anch'io ho tradito, però non credo che adesso lo rifarei. Ci spostiamo al centro della nostra penisola, dove una perturbazione palpa a tratti umoristica stazionerà sul Teatro San Umberto di Roma. Fino al 25 ottobre, infatti, sarà in scena Maurizio IV, Pirandello Pulp, di Edoardo Erba, con Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi, che ne cura anche la regia. Ah, ma l'autore è Pirandello? Non te l'avevo detto? Gli ho spiegato, cara Silvia, che nell'arena ci deve andare il toro. È uno slalom su due lavori di Pirandello, Enrico IV e bisogna saper perdere. Il gioco delle parti. Il gioco delle parti. Il gioco delle parti. Dice Sciapiro. Spero che Maurizio IV abbia in me un buon regista e senza dubbio un bravo attore come Giampiero. Infine, nel sud d'Italia, un rivoluzionario turbinio drammaturgico avvolgerà il Teatro Biondo di Palermo, che fino all'8 novembre ospita Viva la Vida, spettacolo che racconta un'intima Frida Kahlo, diretta da Gigi Di Luca e interpretato da Pamela Villoresi. Ho sempre preso la vita a morsi, ma quel giorno le ho piantato addosso anche le unghie e i denti. Viva la vita!
Queste le previsioni meteo teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che è possibile restare informati sulla situazione temporale del teatro scaricando gratuitamente dal Play Store, dall'App Store del vostro smartphone, l'app ufficiale di TV2000, dove potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista.